Da qualche tempo sto esaminando questa parte del corpo umano. Volevo vedere con i miei occhi il punto dal quale hanno origine i nervi. Ebbene, hanno origine qui, dal cervello. Si diramano attraverso la nuca, si distendono lungo la spinale e da lì in tutto il corpo. Solo un filo sottilissimo come il refe raggiunge il cuore. Sono d'accordo. Anche se la tua scoperta è in contrasto con l'opinione di Aristotele, secondo cui è il cuore la fonte dei nervi. Padre Sarpi, voi conoscete la stima che ho per voi. Ma questo è tutto un arbitrio. Mi dispiace dirlo, ma le considerazioni che si fanno qui dentro sono affrettate. Caro Cremonini, è evidente che Aristotele ha parlato dei nervi senza aver fatto una verifica anatomica. Verifica anatomica? Ma come si fa a parlare di queste cose? Ai tempi di Aristotele non osavano mettere le mani sopra i morti come facciamo oggi, commettendo un sacrilegio. Che sacrilegio? Certo che sacrilegio! Silenzio! Cremonini, venite qui, guardate con i vostri occhi. Ho già visto. Se dovessi dar retta ai miei occhi direi che non avete torto. Ma poiché il grande Aristotele ha detto il contrario, penso che ci siano buone ragioni per dubitare anche dei nostri stessi sensi. Ditemi, professore, è vero o no che il caldo e il freddo li sentite con i vostri sensi e non chiedete ad Aristotele se dovete coprirli? Galilei, volete prendermi in giro? Ma non ci penso nemmeno. Ma ditemi un po', quando un vestito vi è diventato stretto, non ve ne fate un altro più largo? Ma cosa c'entrano adesso i vestiti? E lo stesso avviene nella scienza. Una teoria la usiamo finché non ci accorgiamo che è diventata troppo stretta e non si adatta più alle nuove esigenze. Ma insomma, che idee sono queste? L'autorità di Aristotele dove la mettete? L'autorità di Aristotele! Per la scienza l'autorità di Aristotele non conta un fico secco. Qui, proprio in quest'aula, abbiamo visto cadere molte teorie nelle quali fino a ieri credevamo ciecamente. Ad esempio, certe teorie di Galeno. Lo dite voi che sono cadute, invece sono ancora valide. No, non lo dico io, lo dice il cadavere, quello è il libro della verità. Ha ragione Sarpi, cosa stai a dire? Galeno è il più grande medico mai esistito. Ascoltate ragazzi, nessuno nega il valore di Galeno, anche se alcune sue opinioni oggi si dimostrano infondate. Vi faccio un esempio. Ecco, guardate.